Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Saflutans Anten Italy SRL, ultimo aggiornamento, 23 agosto 2021. Cos'è Saflutan? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Saflutan durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Saflutan? Saflutan è un farmaco a base del principio attivo Tafluprost, appartenente alla categoria degli antiglaucoma e nello specifico analoghi delle prostaglandine. È commercializzato in Italia dall'azienda Santen Italy SRL. Saflutan può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Saflutan 15 mcg/mL collirio, soluzione in contenitori monodose, 30 flaconcini da 0,3 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione: titolare Santen Italy SRL, ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe A, principio attivo Tafluprost, gruppo terapeutico antiglaucoma, forma farmaceutica collirio, indicazioni riduzione della pressione intraoculare elevata nel glaucoma ad angolo aperto e nell'ipertensione oculare, come monoterapia nei pazienti che possano trarre beneficio da un collirio privo di conservanti, che abbiano risposto in misura insufficiente alla terapia di prima linea, che non tollerino o per i quali sia controindicata la terapia di prima linea, come terapia aggiuntiva ai beta bloccanti. Saflutan è indicato in adulti e 18 anni. Posologia: posologia, la dose raccomandata è di una goccia di Saflutan nel sacco congiuntivale dell'occhio, i, affetto, i, una volta al giorno, di sera. La dose non deve superare una sola applicazione quotidiana, poiché somministrazioni più frequenti possono ridurre l'effetto ipotensivo sulla pressione intraoculare. Esclusivamente monouso. Un contenitore è sufficiente per il trattamento di entrambi gli occhi. Dopo l'uso, la soluzione non utilizzata deve essere smaltita immediatamente. Uso negli anziani: nei pazienti anziani non è richiesto alcun adattamento posologico. Popolazione pediatrica: la sicurezza e l'efficacia di Tafluprost nei bambini al di sotto di 18 anni non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili. Uso nella compromissione renale barra epatica: il Tafluprost non è stato studiato nei pazienti con compromissione renale barra epatica, pertanto è necessario utilizzarlo con cautela in questi pazienti. Modo di somministrazione: per ridurre il rischio di inscurimento della cute palpebrale, i pazienti devono asportare ogni eventuale residuo di soluzione dalla pelle. Come anche nell'uso di molti altri colliri, si raccomanda l'occlusione nasolacrimale o la delicata chiusura della palpebra dopo la somministrazione. Ciò può ridurre l'assorbimento sistemico dei medicinali somministrati per via oculare. Nel caso in cui si utilizzi più di un medicinale oftalmico per uso topico, ciascun medicinale deve essere somministrato a distanza di almeno 5 minuti l'uno dall'altro. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo Tafluprost o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: prima di iniziare il trattamento, i pazienti devono essere informati sulla possibilità di allungamento delle ciglia, inscurimento della cute palpebrale e aumento della pigmentazione dell'iride. Alcuni di questi cambiamenti possono, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione: non si prevedono interazioni nell'uomo, poiché dopo il dosaggio oculare, le concentrazioni sistemiche di Tafluprost sono estremamente basse. Pertanto, con il Tafluprost non sono stati effettuati studi di interazione specifici, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Saflutan durante la gravidanza e l'allattamento: posso prendere Saflutan durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile barra contraccezione: Saflutan non deve essere usato nelle donne in età fertile barra potenzialmente fertile, a meno che non vengano adottate misure contraccettive adeguate, vedere paragrafo 5.3. Gravidanza non vi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari: il Tafluprost non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Come per qualsiasi trattamento oftalmico, in caso di transitorio offuscamento della vista dopo l'instillazione, il paziente deve attendere che la vista ritorni nitida prima di guidare veicoli o usare macchinari.
Effetti indesiderati in studi clinici. Oltre 1400 pazienti sono stati sottoposti a trattamento con il Tafluprost con conservante, sia in monoterapia che come terapia aggiuntiva al timololo 0,5%. L'evento avverso correlato al, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. È improbabile che si verifichi un sovradosaggio in seguito a somministrazione oculare. Comunque, in caso di sovradosaggio, il trattamento deve essere sintomatico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Preparati antiglaucoma emiotici, analoghi delle prostaglandine codice ATC. S01 e 05. Meccanismo d'azione. Il Tafluprost è un analogo fluorinato della prostaglandina F2A. Il Tafluprost acido, il metabolita biologicamente attivo, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento dopo somministrazione oculare una volta al giorno di una goccia di Tafluprost privo di conservanti 0,0015% collirio in contenitore per singola dose in entrambi gli occhi per 8 giorni. Dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di safety pharmacology, tossicità sistemica a dosi ripetute, genotossicità e potenziale cancerogeno. Come con altri agonisti, elenco degli eccipienti glicerolo sodio di idrogeno fosfato di idrato di sodio ed etato polisorbato 80 acido cloridrico e barra o sodio idrossido per l'aggiustamento del pH acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.